Transformers, Transformers, robots in disguise. Transformers, Transformers, more than meets the eye. Bye, Steve. Ah, l'amore! Ciao a tutti, sono Gianni di Autorobo.it, la community italiana di Transformers su Facebook. Quando parliamo di arte, in questo caso di disegno, possiamo avere un artista che crea un disegno di fantasia, qualcosa che non esiste, ma possiamo avere anche e soprattutto un disegno dove in ogni caso vediamo l'impronta dell'artista, vediamo quel qualcosa in più, quel qualcosa di personale che appunto rende un semplice disegno arte, dove appunto si percepisce la personalità dell'artista. È quello che succede con i disegni di Johannes Vinci, con la sua IoLab Studio, con la magistrale collaborazione con GW Creations, che si occupa della colorazione. Abbiamo parlato già in un altro video del primo artbook di questi due artisti. Oggi parleremo del secondo, e sono le commissioni in ordine non dell'uscita dei modelli, ma in ordine delle commissioni, così come sono state richieste appunto ai due artisti, per quanto riguarda la Fans Toys, questa ditta che si è imposta nel mondo come migliore produttrice delle figure di modelli dedicate ai nostri Transformers per qualità dei materiali, della verniciatura, ma soprattutto con uno stile davvero inconfondibile. E insomma, un Fans Toys in mezzo agli altri lo vedi, non è tanto, non siamo tanto nel campo dell'opinione, perché poi giustamente qualcuno può dire: a me non piacciono i Fans Toys, per carità. Però se parliamo in modo oggettivo, e quando, lo dico sempre, siamo in sede di recensione, si cerca sempre di distaccarsi e parlare in modo oggettivo, poi ovviamente si va da modello a modello, ho criticato anche dei modelli Fans Toys spiegando il perché, però in generale, nella stra maggior parte dei casi, i modelli Fans Toys hanno appunto una qualità talmente alta da imporsi come al momento migliore ditta produttrice di figure dedicate ai Transformers. Ora andiamo a parlare del secondo artbook dei due artisti e andiamo di là a parlarne. E quindi la Fans Toys, oltre che con l'altissima qualità dei modelli, si è imposta anche con l'originalità dei box, in quanto anziché proporre delle immagini semplicemente dei modelli raffigurate sui box, ha appunto commissionato ad un artista, il nostro Johannes Vinci, quindi posso dirlo con orgoglio, questa ditta a livello mondiale, affidato a un italiano per quanto riguarda il disegno, con la collaborazione, come abbiamo detto, con Simone Daraghiati per la colorazione in modo davvero impeccabile. E dunque, cosa dire, piccole soddisfazioni da italiani, piccolo orgoglio di questa ditta che si è affidata al nostro artista per questi stupendi box.
così come il primo Fans Artbook. Siamo di fronte ad un prodotto di qualità, quindi al di là dell'arte contenuta all'interno, che andremo dopo ad apprezzare, come oggetto siamo davanti ad un prodotto di qualità, con questa copertina plastificata e lucida e con tutta la qualità anche all'interno delle pagine che rendono questo oggetto nella sua totalità un ottimo oggetto di collezione a prescindere. Quindi in copertina abbiamo Hoist, il loro Hitch. Mirage, il loro Phantasm. Fortress, il loro Hannibal. Brown, il loro Hank. E Trailbreaker, il loro Outrider. Ed eccoci arrivati al nostro solito momento birretta che andiamo ad aprire e voilà, andiamo a sorseggiare e a sfogliare l'arte di Johannes Vinci e Simone Daragliati. We'll be right back.
Vi assicuro che il video non rende esattamente le sensazioni che queste opere danno dal vivo, sia per il tratto riconoscibilissimo dell'artista Johannes, sia per la colorazione davvero magistrale del nostro Simone Daragiati. Questo è un prodotto che mi sento sinceramente di consigliare, ripeto, proprio come oggetto collezionistico, perché al di là dell'arte che contiene è davvero di grande qualità al tatto e quindi nella sua totalità davvero a mio parere un ottimo prodotto. Tra l'altro, parlando di Johannes Vinci, con cui ogni tanto ho modo di scambiare due chiacchiere, lo dico sinceramente, come l'ho detto nell'altro video, tanto non mi paga nessuno, quindi dico esattamente ciò che penso. Una persona di umiltà d'animo davvero straordinario e, come detto, conosco persone che non hanno realizzato neanche un ventesimo di quello che ha realizzato lui e se la tirano manco fossero delle rock star. Quindi ci tenevo a dire questo, davvero una gran persona. Per me si merita tutti gli obiettivi che è riuscito a raggiungere e quindi mi sento davvero di cuore di consigliarvi quest'opera, un'opera di due artisti italiani, quindi sosteniamo gli italiani, piccole soddisfazioni, piccolo grande orgoglio appunto per questi due artisti che sono gli unici ad occuparsi dei box di questa ditta che si è imposta a livello mondiale per la produzione delle figure dedicate ai nostri amati Transformers. Per chi fosse interessato all'acquisto, qui sotto in descrizione metterò tutti i dati per i contatti. Con questa inquadratura chiudo quest'altra video recensione e spero vi siate un po' emozionati insieme a me. Vi invito ad iscrivervi al canale ed a lasciare un bel like. Vi ringrazio tutti, vi saluto e ricordiamo che la fantasia nutre e rende l'anima eternamente giovane.